Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare il mio primo tutorial. Il braccialetto in questione sarà questo. Ecco, io l'ho già realizzato in modo che così vi faccio vedere anche come realizzare la chiusura. Quindi, senza che ne realizzo due, vi faccio vedere solamente come si inizia, poi voi continuerete. Cominciando mettendo a scala, mettiamo un elastico in questo modo. Scusate, devo mettere di qua perché sennò altrimenti voi non vedete. Stando sicuri che il telaio sia messo in questo modo, come se vedessimo un AC frontalmente a noi, senza l'asta centrale. Dopo fatto questo, dobbiamo prendere ogni coso qua e ogni cosino, insomma, e girarlo. Ecco qua, vediamo che ci si presenta così. Quindi come dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questo, staccarlo, metterlo così e fare questo movimento. Prendere e metterlo sopra. Scusate. Quindi una volta fatto questo, lo abbassiamo e andiamo a prendere il secondo colore, che in questo caso sarà viola. Vi faccio vedere tutta la scaletta, almeno voi sapete come farla. Prendiamo e il colore e l'elastico lo mettiamo su tutto, su tutti e quattro i pallini, come abbiamo fatto prima. Ora che abbiamo fatto questo passaggio, prendiamo l'elastico che abbiamo messo prima, cioè quello rosa, e lo portiamo sopra. Quindi, non avete visto, credo, molto bene. Aspettate che vi metto un po', ecco, la fotocamera meglio. Prendiamo l'elastichetto rosa sotto e lo portiamo sopra. E quindi facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Prendiamo l'elastichetto che sta sotto e lo portiamo sopra. Quindi dall'altra parte prendiamo, scusate, l'elastichetto rosa che sta sotto e lo portiamo sopra. Quindi vi si dovrebbe presentare in questo modo. Quindi abbassiamo e continuiamo mettendo gli elastici. Ora andremo a posizionare il blu e andiamo a portare sopra quelli viola nello stesso modo in cui abbiamo fatto prima. Non cambia assolutamente niente. Oddio, non mi si prende bene, ecco, sì, scusate, ma è molto vicino alla fotocamera, quindi quindi una volta fatto questo, il colore successivo da prendere sarà il verde e andremo a metterlo in questo modo, come abbiamo fatto finora. Quindi dobbiamo prendere l'elastico blu sotto, sganciarlo e portarlo sopra il piolino. Piolo, violino, come volete chiamarlo. E quindi, ora, dopo il verde, prendiamo il giallo. Se sentite un rumore, naturalmente, è un mio vecchissimo pupazzo che si è rotto e ogni 5 minuti fa questo suono, quindi, che era di mio fratello. Di mia sorella, no, di mio fratello era, scusate. Poi non ho sorelle, come mai ho detto fratello e sorella. Vabbè, basta. E dopo il giallo prendiamo l'arancione. E qui è finita la scala. Dopo ricomincerete con il rosa. Quindi, una volta che il braccialetto comincerà a scendere in questo modo, comincerà a scendere, voi dovete prenderlo da sotto e tirarlo, perché altrimenti il braccialetto non viene. Dopo che avremo continuato, vi verrà comunque lungo, no? Vedete? E scusate, e vi ritroverete in questo modo. Scusate un secondino, vi ritroverete in questo modo. Quindi ora con l'uncino
portiamo questo elastico qua sopra. Oddio, scusate che sto facendo tutto con una mano. Scusate un secondo, ecco, così vedete anche meglio. Io sono. Ecco, potete sentire il fastidiosissimo rumore. E così, dopo aver preso quello, prendiamo l'altro e lo portiamo sempre su il piolino vicino. Sì, bene. Una volta fatto questo, prendiamo un elastico rosa sempre, perché l'ultimo elastico che noi andremo a mettere è il rosa. E una volta messo l'elastico, prendiamo i due elastichetti che abbiamo messo prima, questi, e li andiamo a portare sopra. E anche da questa parte gli ultimi due elastichetti li portiamo sopra. Ora ci servirà una clip di chiusura. Prendiamo tutte e due con l'uncino gli elastici. Io faccio così per chiudere, allargo con il dito e inserisco la clip. Ora non resterà che farlo dall'altra parte. Dall'altra parte vi ritroverete in questo modo. Quindi dovete infilare l'uncino in mezzo a questi due qua, tirare, portare dentro al vostro dito, quindi allargare e inserire la clip di chiusura. Quindi il vostro braccialetto verrà in questo modo, veramente carino. Quindi se questo tutorial vi è piaciuto, iscrivetevi e mettete mi piace, mi fareste un enorme piacere. E ci vedremo presto con altri tutorial. Grazie a tutti, a presto.